recitato in tanti film memorabili, dimostrando negli anni tutto il suo talento e bravura. Denzel Washington ha ricevuto dall'American Film Institute il premio alla carriera. Erano in tanti ad applaudirlo a Los Angeles. Oltre alla moglie Paulette c'erano Spike Lee, Julia Roberts, Jodie Foster e tanti altri. Il premio annuale viene consegnato a una personalità del cinema o della televisione che ha contribuito in modo significativo all'arricchimento della cultura americana. Ai giornalisti ha detto di essere soddisfatto del premio, ma di non sentirsi in competizione con nessuno. Faccio la mia corsa e provo a farla nel modo migliore. Washington ha 65 anni, è uno dei più conosciuti attori della sua generazione e tra i più apprezzati dal pubblico. D'origine haitiana, ha debuttato negli anni 70 grazie a una serie TV, diventando poi uno degli attori più impegnati politicamente contro il razzismo e l'intolleranza. La definitiva consacrazione arriva nel 92 con la sua interpretazione di Malcolm X. Philadelphia, Allarme Rosso, Harry Kane sono alcuni degli altri film che lo hanno reso celebre accanto ad altre star e registi molto apprezzati. Gli Oscar vinti, uno come migliore attore non protagonista in Glory, l'altro come migliore attore in Training Day nel 2002. Una notte davvero indimenticabile per Washington, che salito sul palco per ricevere il premio ha voluto ringraziare Dio. Mi piace recitare, mi piace fare film, ma il mio amore per Dio è più forte di qualsiasi altra cosa. La star ha poi voluto dedicare la standing ovation alla moglie. Io non sarei vivo senza Paulette, ha detto. Io non sarei potuto sopravvivere senza di lei. Oh,